Ciao, io sono Alfredo Guerra, sono un chimico e il 28 marzo faremo un laboratorio online di chimica per bambini dove impareremo a costruirci in casa il nostro slime. Una cosa molto divertente per molti bambini. E qualche mamma, quando ha saputo del corso, mi ha chiesto: ma io ho letto su internet che farsi lo slime in casa è una cosa pericolosa, può essere pericoloso per i nostri bambini. E la domanda quindi che mi hanno fatto è proprio questa: lo slime è pericoloso, specialmente quello fatto in casa? Bene, la risposta è sì, lo slime è pericoloso fatto in casa se non fatto nel modo giusto. Questo perché molto spesso nelle ricette che si trovano in rete su come fare lo slime, per esempio, guarda, facciamo un esempio pratico, andiamo direttamente sul sito e su Google e andiamo a scrivere come fare lo slime in casa. Eccolo qua. E troveremo, allora spostiamoci un attimo con qua, ecco qua, circa 8 milioni di risultati. Quindi 8 milioni di ricette, diciamo più o meno uguali, però 8 milioni di ricette che dicono come fare lo slime in casa. E queste ricette, però, gran parte di queste ricette utilizzano dei prodotti che non sono destinati all'uso come giocattoli. Infatti, se andiamo a vedere bene le ricette, c'è chi lo fa con detersivi, c'è chi lo fa con la schiuma da barba per renderlo più fluffy, più morbidoso, c'è chi lo fa con colle a base di solventi oppure con varie tipologie di coloranti. Bene, tutte queste sostanze utilizzate in modo improprio perché non destinate ad essere usate come giocattoli o ad essere manipolate dai bambini ma anche dagli adulti, contengono delle sostanze che possono essere irritanti o allergeniche per le persone, soprattutto per il contatto con la pelle, come in questo caso, come sto facendo io. Però io perché lo sto facendo con tutta questa naturalezza e non ho paura di farmi venire una dermatite da contatto, ve lo spiegherò dopo. Prima andiamo a capire che cosa succede. In particolare, diciamo, queste sostanze, questi prodotti utilizzati in modo improprio, contengono allergeni da contatto o irritanti da contatto. Le conseguenze quali possono essere? Possono essere che sulle mani delle persone possono verificarsi delle vescicole, quindi dei sintomi di irritazione oppure di allergia. Facciamo una differenza: una cosa è dire che una sostanza è irritante, un'altra cosa è dire che è allergizzante. L'irritante è una sostanza che genera irritazione per esempio a contatto con la pelle, crea irritazione in tutti i soggetti, quindi è una sostanza che è irritante per qualsiasi tipo di persona. Mentre una sostanza allergizzante, quindi un allergene, è una sostanza che in alcuni soggetti può scatenare una reazione allergica. Questo vuol dire che non avviene in tutte le persone, ma soltanto in alcuni casi. Allora, esiste molta letteratura su questo tema, addirittura di casi di dermatiti da contatto anche abbastanza gravi in bambini, e questi casi ne ho riportati, insomma, di tutti questi casi presenti, ve ne faccio vedere un paio, due. In particolare, eccolo qua, lo riprendo subito. Ecco, c'è il caso dell'ANSES. L'ANSES è l'Agenzia Nazionale Francese per la Sicurezza Alimentare, Ambientale e della Salute del Lavoro, quindi salute sui luoghi di lavoro. Allora, questo articolo dell'ANSES in particolare punta il dito sui rischi legati alla fabbricazione in casa dello slime. E vi metto naturalmente il link in descrizione se volete approfondire, lo trovate, lo stiamo vedendo adesso, è in lingua francese ma con Google Traduttore si ottiene una buona traduzione del concetto. Le fonti di pericolo fondamentalmente sono il contatto prolungato, ripetuto e intenso degli ingredienti contenuti
aprire lo slime con le mani quando i bambini fanno la manipolazione e quindi ci giocano. La seconda fonte di pericolo è l'inalazione di solventi, quando si utilizzano per esempio delle colle a base di solvente. Quindi anche l'ANSES punta il dito appunto sull'utilizzazione di prodotti impropri, quindi non destinati. Per esempio possono causare dermatiti da contatto i detersivi vari, le schiume da barba, perché già di loro contengono dei conservanti allergenici o da contatto. Li possiamo proprio andare a vedere e a leggere. Alcuni di questi sono per esempio il propilen glicole, la fragranza, quindi lo stesso profumo utilizzato. Ma questo per un motivo molto semplice: non è che noi non possiamo usare i sostanze allergizzanti, ma semplicemente la destinazione d'uso di questa sostanza non è per essere manipolata, quindi per essere toccata costantemente come sto facendo io adesso, ma sono sostanze che hanno un loro specifico utilizzo. Il detersivo viene utilizzato per gli indumenti, quindi in lavatrice, quindi l'operatore non viene a contatto, quindi la massaia, il papà che sta a casa che prepara la lavatrice di panni, come per esempio è successo a me, come succede abbastanza spesso. Non significa che io mi posso procurare delle materie da contatto, perché questo detersivo io non lo tocco direttamente, ma lo metto nella lavatrice. Quindi l'uso improprio e la manipolazione. Poi un altro esempio è la colla carta a base di solventi, perché i solventi possono contenere a loro volta dei conservanti che a loro volta contengono sostanze allergeniche come gli isotiazoloni o la formaldeide, quindi sostanze che rilasciano formaldeide che sono dichiarati delle sostanze allergizzanti, oppure possono contenere dei solventi, quindi dei solventi vuol dire delle sostanze che evaporano a una temperatura relativamente bassa come quella di questa stanza per esempio, e vengono inalate dal bambino ma anche dall'adulto che ci gioca, e questa inalazione può creare delle irritazioni delle vie respiratorie. Quindi in particolare c'è l'etanolo, l'acetato di etile e l'acetato di vinile, quindi possono essere delle fonti di irritazione. Poi addirittura per esempio il liquido per dentine che contiene l'acido borico, che viene utilizzato praticamente come agente legante nel nostro slime. Anche in questo slime è usato l'acido borico, però è usato in una ricetta diversa, è usato mischiato con il bicarbonato per ottenere il borace. Il borace è il legante, ho fatto un video su come funziona lo slime, vi metto il link sempre in descrizione oppure lo faccio comparire da qualche parte su questo video. E praticamente faccio vedere come funziona il borace e perché è fondamentale nella ricettazione di preparazione dello slime. Altre fonti, sempre dell'articolo dell'ANSES, possono essere i coloranti utilizzati, che spesso non sono di grado alimentare, e quando non sono di grado alimentare, quindi non sono destinati ad essere ingeriti, possono contenere delle sostanze allergizzanti o irritanti, e quindi non destinate ad essere a contatto con la pelle o addirittura ingeriti. Questo non vuol dire assolutamente che se usiamo del colorante alimentare per fare il nostro slime poi lo possiamo ingerire, questo assolutamente no. E questo è il primo articolo che volevo farvi vedere. Il secondo articolo è del The Journal of Pediatrics. Lo metto qua, adesso lo chiudiamo, dove dice: lo slime non può essere così benigno, causa di dermatiti alle mani. E questo è il caso proprio di una dermatite da contatto di una bambina di 9 anni che stava giocando con lo slime e ha avuto questa reazione allergica forte. Anche in questo caso, anche in questo articolo, si fa presente che sono stati analizzati gli ingredienti utilizzati per fare questo slime. Lo faccio vedere qua, c'è tutto l'articolo dove ci sono poi i riferimenti e ve lo potete andare a leggere, dove si fa anche la differenza tra dermatite allergica da contatto e dermatite irritante da contatto, e se vi interessa insomma è quello che un po' vi ho detto io per sommi capi.
E in questo articolo sono stati analizzati gli ingredienti utilizzati: il liquido per lentine e i detersivi. La bambina aveva utilizzato anche dei detersivi in Italia, mi pare che non sono più consentiti detersivi a base di borace, però negli Stati Uniti, dove è stato fatto questo studio, sì. E poi la colla, che ha utilizzato una colla non destinata proprio all'utilizzo per bambini, ed era una colla a base di risolvente, e in più la schiuma da barba, che contiene allergeni da contatto come il sodio e l'aurizolfato. Vi chiederete: ma allora perché la schiuma da barba viene utilizzata? Anche io la utilizzo, la schiuma da barba, per farmi la barba, perché là il tempo di contatto gioca molto. Quindi una cosa fondamentale è che per ottenere una dermatite da contatto, se uno proprio ci tiene ad avere una dermatite da contatto, conta molto il tempo. Quindi il tempo in cui il nostro prodotto, quindi ad esempio la schiuma da barba, resta a contatto con la pelle, quindi se la mettiamo qua, se la facciamo stare 3, 4, 5 ore, e allora può darsi che ci venga anche a noi una dermatite da contatto. Ma per chi è maschietto come me sa che la schiuma da barba si mette, si stende e poi dopo si rasa via, e quindi diciamo abbiamo tolto il problema. Quindi il tempo di contatto è molto poco. Quindi che cosa fare a questo punto se il nostro bambino ha una diciamo irritazione, un arrossamento sulle mani, quella che può essere una dermatite da contatto? In questo caso la prima cosa da fare è rivolgersi subito al proprio medico curante e indicare, descrivere che cosa stava facendo prima che avvenisse questa reazione cutanea, e soprattutto dare le etichette dei prodotti utilizzati. Possibilmente, magari, sicuramente voi avrete il numero di telefono del vostro medico curante, potete magari fare una foto degli ingredienti che sono di solito indicati sul lato dell'etichetta, magari lo metto qua e faccio vedere, sono indicati sul lato dell'etichetta, una fotografia degli ingredienti, e la mandate al vostro medico di tutti i prodotti che stavano utilizzando, perché questo aiuterà il medico a dare una diagnosi anche da remoto, e quindi a dare delle indicazioni esatte su come lenire questo problema, quindi questa dermatite. Quindi in sostanza, allora, abbiamo detto che farsi lo slime in casa può essere pericoloso se non vengono utilizzati le sostanze giuste. Quindi, allora, c'è quindi a questo punto una soluzione? Ebbene, sicuramente c'è, altrimenti non sarei qui a fare un laboratorio sullo slime fatto in casa, e soprattutto non lo farei fare a mia figlia. La prima accortezza da tenere, quella principale, è che quando un bambino gioca con lo slime, gioca a creare lo slime, ci deve essere sempre, costantemente, la presenza di un adulto che vigili e tenga sott'occhio le attività del bambino. Questa è la prima legge fondamentale. Nei miei laboratori deve esserci sempre un adulto a controllare il lavoro del bambino, è importante ed è fondamentale. La seconda cosa è utilizzare prodotti destinati anche all'utilizzo con il bambini. Ad esempio questa colla, chiudiamo un attimo la marca, questa colla, se vedete qua, ha indicato il 3+, vuol dire che è una colla destinata all'utilizzo dei bambini dai 3 anni in su, quindi può essere utilizzata per gioco, quindi per un'attività ludica. È una colla trasparente, soprattutto una colla a base d'acqua, quindi non contiene solvente, non contiene quelle sostanze di cui abbiamo detto prima che possono essere inalate. Quindi evitare poi prodotti che contengono allergeni, quindi evitare i detersivi, bagnoschiuma, shampoo, schiuma da barba, cosmetici in genere, perché di solito queste sostanze sono destinate ad un altro uso e possono contenere allergeni, anche dichiarati, anche scritti in etichetta, perché poi è obbligatorio scrivere queste cose.
Un'altra cosa importante è il tempo di gioco. Abbiamo detto che una dermatite allergica o una dermatite da contatto allergica o irritante è dovuta principalmente anche al tempo di contatto, al tempo di esposizione. Quindi una cosa fondamentale è giocare per poco tempo, quindi un'oretta al massimo, insomma un giorno, poi non tutti i giorni a giocare con questo slime, dedicare un tempo limitato. Quindi giocare per poco tempo. Altro punto importante e fondamentale è lavarsi bene le mani dopo aver giocato con lo slime. Infatti io, dopo che ho fatto questa registrazione, andrò sicuramente a lavarmi bene le mani. In questo modo togliamo via tutte le sostanze che possono essere rimaste attaccate alle mani. Poi non mettere le mani in bocca o sugli occhi quando si gioca, assolutamente no, perché in bocca e negli occhi ci sono le mucose che possono assorbire queste sostanze, eventualmente ci fossero presenti, e possono quindi determinare e scatenare delle reazioni. Non mangiare o bere quando si gioca, questo naturalmente, quindi niente merendine, niente succhi, niente bevande. In particolare questo slime l'ho fatto con questa colla trasparente base vinilica, ho utilizzato un colorante alimentare e glitter praticamente per fare questo effetto molto luccicoso, e una soluzione di acido borico e bicarbonato di sodio. Vi ho detto perché l'acido borico da sé, l'ho spiegato anche nel libro, nel video come funziona lo slime, non è efficace se non viene aggiunto bicarbonato, perché crea il borace poi è quello che funge e fa da ponte e crea poi lo slime che vogliamo noi. Questa ricetta che ho utilizzato è una ricetta sicura. La quantità di boro contenuta in questo slime, quindi la quantità di borace contenuta in questo slime, il borace è una sostanza che può dare irritazione, è talmente piccola la concentrazione, la quantità, che in base al tempo di gioco che utilizziamo e in base alla ricetta che abbiamo messo a punto, non è pericoloso per le mani. Ripeto, altrimenti non avrei fatto giocare assolutamente mia figlia acquisto. Bene, io ho finito qua, ti do appuntamento al prossimo video. Se vuoi partecipare anche tu al laboratorio sullo slime che faremo domenica 28 marzo, trovi tutte le informazioni sul nostro sito www.chimicaquotidiana.it. Io ti saluto, ti abbraccio, ti auguro una buona giornata, un buon fine settimana. Oggi è il 13 marzo, è anche il mio compleanno, tanti auguri a me, tanti auguri a me. E alla prossima, ciao!